Per poter capire tutta la questione dei sistemi inerziali e non inerziali e le forze apparenti, è meglio cominciare dal principio di relatività di Galileo e vedere un po' di storia della fisica. Galileo, il padre della fisica, fondatore del metodo sperimentale, fu il primo a studiare in modo scientifico la meccanica e la dinamica, anche in quanto sostenitore del sistema eliocentrico, cioè il sistema proposto da Copernico. Vediamo meglio di che si tratta. Allora, Galileo vive a cavallo tra il 1500 e il 1600, dotato di intelligenza geniale e anche un carattere molto forte, grandi capacità retoriche. Galileo aderisce alla teoria copernicana, elaborata da Niccolò Copernico, polacco, Mikołaj Kopernik, il cui libro di Copernico, De revolutionibus orbium celestium, il libro di Copernico, viene dato alle stampe proprio nell'anno della sua morte, 1543. Nei decenni successivi Galileo inizia a diffondere il sistema eliocentrico di Copernico, cioè la teoria copernicana, proponendo la rivoluzione astronomica, che poi a Galileo costerà una condanna per eresia da parte della Santa Inquisizione, cioè del Santo Uffizio, in quanto la teoria copernicana che poneva al centro dell'universo il Sole era considerata eretica. Anche in questo dipinto vediamo Galileo durante una fase del processo che lo vedeva imputato e accusato di eresia. Il sistema di universo che invece era stato adottato dalla Chiesa era quello inizialmente proposto da Platone, poi sviluppato da Aristotele e poi perfezionato da Tolomeo, che visse nel secondo secolo a.C. Al tempo di Galileo, tutto l'universo cristiano si basava quindi su un modello, quello geocentrico, che risaliva quasi a 2000 anni prima, quindi era un sistema di antica tradizione. Come era fatto questo sistema tolemaico o geocentrico? C'era al centro dell'universo la Terra, in accordo con il fatto che l'uomo è stato creato da Dio, è il figlio di Dio e quindi giustamente viene posto da Dio in un luogo privilegiato dell'universo, cioè al centro dell'universo. E intorno alla Terra girano tutti i pianeti e anche il Sole. Precisamente nell'ordine, la prima orbita è quella della Luna, poi c'è l'orbita di Mercurio, l'orbita di Venere, quindi ruota il Sole, Solis, all'esterno del Sole abbiamo l'orbita di Marte, poi Giove e infine Saturno. Il modello di universo proposto da Copernico invece ai tempi di Galileo era molto più recente perché risaliva a pochi decenni prima. Abbiamo detto che il libro di Copernico era stato pubblicato nel 1543. In questo modello, detto universo eliocentrico, al centro veniva posto il Sole. Poi avevamo l'orbita del pianeta Mercurio, Venere, poi la Terra con la Luna, che girava intorno alla Terra. Poi all'esterno della Terra c'era Marte, Giove e Saturno. Gli altri pianeti del Sistema Solare, e in particolare Urano e Nettuno, saranno scoperti soltanto in seguito, perché troppo deboli e troppo poco luminosi per essere visti a occhio nudo. Anche Plutone sarà scoperto in seguito, ma oggi non è più un pianeta, è considerato un pianeta nano. La Chiesa avversava questo modello eliocentrico perché poneva la Terra non più al centro dell'universo, ma in orbita intorno al Sole. Tra le critiche che venivano rivolte a questo modello da parte dei filosofi aristotelici e da parte degli ecclesiastici, c'era il fatto che dalla lettura delle sacre scritture sembrava proprio che fosse il Sole a girare intorno alla Terra, così come previsto dal modello di Tolomeo. Infatti c'è un passo della Bibbia in cui Giosuè chiede a Dio di fermare il Sole e Dio fermò il Sole, cosa che appunto sembra testimoniare che il Sole era in movimento. Del resto, anche secondo la nostra esperienza quotidiana, sembra che il Sole ruoti intorno alla Terra perché sorge a est, tramonta a ovest e durante il giorno fa un arco nel cielo e durante la notte poi completa questo arco passando al di sotto dell'orizzonte. Quindi sembra proprio che sia il Sole a ruotare intorno alla Terra. Un'altra critica all'ipotesi copernicana che la Terra gira intorno al Sole è che se noi veramente fossimo dentro un sistema in movimento, cioè la Terra che ruota intorno al Sole, dovremmo accorgerci di questo movimento. Mentre invece nella nostra vita, stando sulla Terra, noi non avvertiamo
nessun effetto dovuto al movimento della Terra, quindi deduciamo che la Terra sta ferma, altrimenti avremmo dovuto sentire gli effetti di questo movimento della Terra stessa. Galileo risponde a questa critica sperando che il fine delle sacre scritture non è di insegnarci come vadia il cielo, ma come si vadia al cielo. Cioè vuol dire che la Bibbia non è un libro di astronomia che ci vuole spiegare come funziona il cielo, cioè l'astronomia, ma ci vuole invece spiegare come si va in paradiso, al cielo. Perciò le sacre scritture non vanno lette e intese alla lettera, essendo scritte in un linguaggio semplice perché deve essere accessibile anche a chi non è uno studioso di astronomia. Tra le altre citazioni di Galileo, molto bella è questa, La fisica e la scienza. La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi, l'universo. Questo grandissimo libro quindi è il mondo, l'universo, i fenomeni fisici, i fenomeni della natura. Ma questo libro non si può intendere se prima non si impara a intendere la lingua e a conoscere i caratteri nei quali è scritto. Questo libro è scritto in lingua matematica, i suoi caratteri sono triangoli, cerchi e altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola, senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto.